Il fiume Sabato viene posto al centro di un disegno, diciamo, strategico, dove prevederà ovviamente una pista ciclabile laterale, una camminata possibile quindi ai margini del torrente, e insomma c'è molto da investire qui. Abbiamo interpretato quindi le esigenze degli amministratori del Consiglio Comunale, piuttosto qui di Atripalda, sia di maggioranza che di opposizione, che durante il mio periodo di campagna elettorale per la provincia, l'appuntamento loro dove me lo davano, tutti gli amministratori e i consiglieri di minoranza me lo davano, sul Ponte delle Filande. Quindi praticamente è lì che è un problema, che non solo per Atripalda ma anche un problema per Avellino. Sappiamo la pericolosità, quindi su quella vicenda c'è una massima accelerazione della provincia, per cui fra poco insomma saranno avviati anche i lavori, mentre abbiamo anche posto il secondo lotto in finanziamento nel bilancio nuovo per circa 1.800.000, quindi continueremo. Adesso il problema esiste, vi possiamo rassicurare che ci sarà a giorni quindi l'avvio dei lavori, credo fra qualche un mesetto circa, il tempo di fare le aggiudicazioni definitive delle gare in corso, ma non solo, abbiamo anche messo in bilancio un finanziamento per il prosieguo del secondo lotto all'interno del fiume Sabato. Il primo lotto già è in via di completamento, quindi nel mentre completano il primo lotto sul fiume Sabato noi avviamo già le procedure per il secondo. Contemporaneamente iniziano i lavori anche del ponte delle Filande, e quindi praticamente siamo qui, siamo presenti e continueremo. Il problema, diciamo, che c'è oggi, credo entro un anno avrà la sua risoluzione.